Raccontiamo oggi la storia di una giornata importante per tutti i lavoratori, del 1° maggio. Il 1° maggio oggi è una festa, direi di rito, perché dalla liberazione è diventato un giorno rosso sul nostro calendario. Prima era un giorno rosso anche se non era nel calendario. Nasce dalle vicende della prima e della seconda internazionale, addirittura dall'internazionale di Bakunin e di Marx, che il 1° maggio proclamarono che si dovesse cominciare a ragionare della giornata lavorativa delle 8 ore. Il 1° maggio, quindi del 1867, a Chicago, in una grande manifestazione, purtroppo ci fu un eccidio di operai. Scoppiò anche una bomba e 6 operai vennero condannati a morte in quella vicenda. Da allora il 1° maggio è stata considerata la giornata simbolo delle 8 ore e delle attività operaie. È la seconda internazionale con ancora Engels vivente che partecipa alla prima manifestazione a Londra che proclama in tutto il mondo la giornata di festa dei lavoratori il 1° maggio del 1890. Ebbe successo in tutta Europa e mano a mano in tutto il mondo. Ma veniamo al nostro paese. Il movimento operaio nasce attorno al 1890, nel 1893 a Parma nasce la Camera del Lavoro e in diversi posti le organizzazioni operaie predispongono le feste del 1° maggio. Non sono ancora feste in cui si sta a casa in sciopero. Molto spesso il 1° maggio ci sono rappresaglie da parte delle forze dell'ordine e divieti da parte delle autorità. Abbiamo trovato nei nostri archivi una lettera della prefettura a tutti i sindaci della provincia di Parma nel 1903, dove si dà disposizione di verificare attentamente le dimostrazioni e le processioni, così si chiamano, del 1° maggio e di vietarle qualora trascendessero alla normalità. Non sempre ci è stato permesso di fare la nostra festa del 1° maggio. Il 1° maggio del 1908 venne vietata ogni manifestazione. Ciò non impedì a 300 staffette della Camera del Lavoro di portare in tutta la provincia l'annuncio che cominciava lo sciopero agrario appunto di quell'anno. Finalmente, in alcuni accordi, a partire dal contratto delle bustaie di queste ragazze che ho qua dietro, che votarono lì il loro contratto, in questi primi accordi, tra le giornate festive, è citato il 1° maggio. Quindi diciamo che il 1° maggio, prima di diventare una festa per legge della nazione, è diventato una festa per contratti di lavoro. Molto importante questo tipo di vicissitudine perché accompagnerà il movimento operaio in tutta la sua vicenda fino al fascismo. Ricordiamo il 1° maggio del 1922 che vide migliaia e migliaia di lavoratori sfilare e concentrarsi in Piazzale della Pace, circondati dalle squadre fasciste con in mezzo l'esercito e le forze dell'ordine. Un po' in quell'anno la anteprima di quello che sarebbe poi successo in agosto con le barricate del 22 e fu Guido Picelli in quell'occasione a organizzare per la prima volta un 1° maggio che vedeva sfilare assieme tutte le camere del lavoro della provincia di Parma. Il fascismo a Parma e in Italia cancellò il 1° maggio sostituendolo in tutti i contratti e per legge con i natali di Roma, ovviamente che erano sicuramente meno invisi al regime di allora. Ma attenzione, clandestinamente in tutti gli anni, in tutto il ventennio del regime fascista, ogni 1° maggio c'erano degli arresti, spuntavano delle bandiere, spuntavano delle scritte, qualcuno cantava l'internazionale e comunque il 1° maggio, pur clandestinamente, sopravviveva tra le persone e nei luoghi di lavoro. Con la resistenza, con la cacciata, diciamo con la pulizia rispetto all'invasione nazista e allo stato fantoccio dei fascisti, con la liberazione nell'arco di 5 giorni, dal 25 aprile del 1945, si passò a già una prima grande manifestazione del 1° maggio 1945. Il 1° maggio poi diventava una delle festività presenti
nella legge italiana, finalmente anche il calendario vedeva il 1° maggio questo segno rosso e oggi ancora noi lo festeggiamo e facciamo le nostre manifestazioni. Ultimamente però, e questa è l'unica nota polemica che potremmo fare, abbiamo visto diverse situazioni dove si festeggia il 1° maggio magari con un concerto rock senza la presenza del sindacato. Spero che queste poche cose che abbiamo detto oggi aiutino chiunque a capire che festeggiare il 1° maggio senza le organizzazioni operaie, senza il movimento dei lavoratori, è un festeggiare a vuoto, una giornata che in questo modo diventa né più né meno una festività come le altre, mentre per noi è una festività decisiva perché rappresenta la nostra storia e la nostra lotta. Se oggi abbiamo le 8 ore di lavoro come normalità è grazie a quegli eroici pionieri che già nel 1800 per le 8 ore di lavoro inventarono questa festa.